Amen, grazie fratello Petroni. Questa sera un saluto a tutti quanti quelli che stanno su questo canale Parole di Vita in tutto il mondo dove arriva questa segnale. Oggi ti voglio parlare delle sette manifestazioni del potere di Dio. È una serie di messaggi, sono sette messaggi che parlano della manifestazione del potere di Dio. Questo è un buon momento per noi come Chiesa del Signore poter parlare della manifestazione del potere di Dio. Abbiamo dichiarato che quest'anno è l'anno dell'effusione della sua gloria, l'anno in cui il luogo arido diventerà una sorgente, sorgente di acqua scorreranno sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulla nostra vita, sui nostri lavori, e dobbiamo crederlo nel nome potente di Gesù e che la manifestazione del potere e della potenza di Dio sia nella nostra vita. Non potremo parlare delle sette manifestazioni perché è lunga questa serie, ma oggi mi voglio soltanto fermare, soffermare su una di queste sette manifestazioni che è il potere dell'Arcai. Voglio leggere il Salmo 91, alcuni versetti della parola di Dio nel Salmo 91, verso 1 al verso 7, se la regia lo può mettere, perché è importante che noi dobbiamo capire quello che il Signore ci dice attraverso la sua parola. Dice: tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio, mia fortezza, mio Dio, in cui confido. Egli ti libererà del laccio del cacciatore, dalla peste distruttora, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali e troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno. Versetto 6 dice: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Il versetto 7 conclude, dice: mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Che il Signore possa guidarci in questa sera, il suo Spirito Santo ci guidi con la parola in questa sera, perché il Signore ci vuol dare rivelazione della manifestazione della sua potenza. Il nostro Dio è un Dio potente, lui interviene proprio e ha intervenuto sempre nel passato, nel presente e interverrà anche nel futuro. Mi viene in mente uno di questi passaggi biblici dell'intervento di Dio a favore del suo popolo, e lo citerò anche se non è la base del messaggio di oggi, ma mi viene al cuore e nella mente e voglio condividerlo con te in questa sera. Un giorno una ragazza ebrea di nome Esther si presentò davanti a un re straniero, re di Persia, chiamato Assuero, per chiedergli di intervenire a favore di una sentenza, per revocare una sentenza che era stata proclamata contro il popolo di Israele, il suo popolo, il popolo di Dio. Un personaggio malvagio di nome Aman aveva decretato la morte degli israeliti, le tenebre e il proprio Satana contro il popolo di Dio. Il popolo di Dio era stato venduto per lo sterminio, per il massacro e la distruzione, ma questa ragazza di nome Esther comincia a intercedere davanti al re, e quando il re gli chiese gli disse che cosa stava succedendo, Esther gli dice che il malvagio Aman aveva condotto tutto questo ed era l'avversario, il nemico del suo popolo. Ora quel re interviene, dice la parola, a favore della supplica di questa moglie, che era la regina Esther. Esther rappresentava gli israeliti, il popolo di Dio, ma anche Esther, cari, rappresenta la Chiesa del Signore di questo tempo, e questo re rappresenta Gesù, che ha il potere di rivocare qualsiasi cosa negativa contro il popolo di Dio. E la storia racconta che questo re
si avvalse del potere di cui disponeva, della sua autorità, della sua gerarchia, della sua posizione di re in quel tempo, e Israele, il popolo di Dio, fu liberato da quel giudizio di morte che era stato decretato contro di lui. Ora, quello che voglio spiegarvi è che in base a questo il Signore mi ha fatto riflettere che Lui è al di sopra di ogni potere, che ha il potere dei poteri e che può rivocare tutto ciò che è di negativo, tutto ciò che ostacola sulla nostra vita. Se il nemico, cari, ha dichiarato morte su di te, sarà cambiato a vita. Se il nemico ha dichiarato distruzione su di te, sarà dichiarato in costruzione. Perciò oggi voglio parlarti della prima manifestazione di questo potere di Dio. E voglio entrare in argomento, proprio ho titolato le sette manifestazioni del potere di Dio, perché sette ci parla di pienezza. Il numero sette nella Bibbia mi parla di dimensione, di potere, di pienezza. E il mio desiderio, cari, come pastore, è che ognuno di noi possiamo riconoscere in pienezza che abbiamo un Dio di potere. Ma oltre a questo, il mio più grande desiderio è che la Chiesa del Signore in tutto il mondo possa riconoscere questi poteri che il Signore ha. Questo potere che oggi vedremo e che agisce sulla Chiesa del Signore. Le sette manifestazioni, cari, del potere di Dio ci parlano della maestà del Dio che noi abbiamo. Quando parlo di maestà, non tutti sappiamo e comprendiamo cosa significa veramente la potenza della maestà di Dio. Ci sono molte persone che non discernono, talvolta confondono il potere di Dio con altri poteri che hanno un'altra fonte, e ciò non è una novità, perché lo possiamo leggere nel libro degli Atti degli Apostoli nel capitolo 8. La Chiesa primitiva iniziò con un risveglio, un grande risveglio in cui le persone furono guarite, liberate, moltitudini venivano convertiti al Signore, e dove personaggi che erano al servizio delle tenebre di Satana abbandonavano i loro libri di consultazione e le loro convinzioni agli stregoni e si convertivano al Vangelo, alla buona notizia di Dio. Ma non tutto era così. C'era un settore che confondeva la fonte da cui proveniva quel potere, in modo tale che nel libro di Atti degli Apostoli, nel capitolo 8, c'era un uomo di nome Simone che attirava le persone con le sue arti magiche. Sapete che la magia ha un'origine in Babilonia? Era la fonte Babilonia della magia. I caldei erano specialisti in quelle arti, ma dico questo perché c'erano persone che guardavano a questo mago, a Simone, e dicevano confuse: questa è la grande potenza di Dio. Attribuivano queste manifestazioni di potere ad altre fonti. Nel greco in cui è stato scritto il Nuovo Testamento usarono questa parola. Questo è il mega dunamis di Dio, per riferirsi alla grande potenza di Dio. Cari, la stragrande maggioranza del cristianesimo conosce soltanto una parola come potenza di Dio, dunamis, come potenza, e fondamentalmente è la parola che conosce. Questa parola sembra che sia l'unica parola che descriva la potenza di Dio, ma non è così. Nella Bibbia noi troviamo sette parole che descrivono la potenza di Dio. Sebbene dunamis ha a che fare con il glorioso Spirito Santo che venne sui 120 che stavano lì nell'alto solaio pregando il Signore per la promessa dello Spirito Santo, noi scopriamo, cari, che nella Bibbia non è solo dunamis l'unico potere del quale Dio parla. Dunamis rappresenta solo una parte della potenza di Dio per proclamare il Vangelo, ma Dio ci permette di vedere attraverso questa serie di messaggi le manifestazioni del potere di Dio. E quando parliamo di sette non lo faccio in modo cabalistico, ma sette significa la pienezza
la completezza della potenza di Dio, la potenza di Dio che si manifesta in sette modi. Conoscere le sette manifestazioni del potere di Dio ci permetterà di sapere che ciò che Dio farà attraverso la sua potenza e gloria in mezzo del suo popolo non rimarrà fatto a metà, ma lui lo completerà in te e in me. Se Dio ci permette di comprendere la pienezza di questo potere, il Signore che ha iniziato la buona opera la completerà nella nostra vita e vedremo il potere di Dio aumentare fino di gloria in gloria, di trionfo in trionfo, come dice la parola, e di potenza in potenza. Ma allora capiamo un po' cosa significa avere questo Dio maestoso, questo Dio potente, questo Dio delle sette manifestazioni della potenza di Dio. Numero uno, cari, dobbiamo essere in grado di comprendere la magnificenza del nostro Dio. Magnificenza in parte significa che Dio è infinito e questo significa che non si limita a fare cose, che non c'è nulla che sia impossibile per il nostro Dio per operare nella nostra vita. Dio ha una magnificenza tanto grande che non ha limiti, lui è senza limiti, Dio non ha barriere che gli impediscono di fare miracoli, prodigi, guarigioni o rigenerare un membro del corpo o seccare un cancro nella vita o rimuovere un tumore. Il Signore ha questa potenza per poterlo fare, ma Dio è anche infinito e da lì inizia la comprensione di ciò che significa il potere di Dio. Il vero potere di Dio inizia nella sua magnificenza, per lui non ci sono limiti, come ho detto, ma anche Dio è senza senza misura. Ciò significa che lui non aumenta né diminuisce, in lui non esiste nessun cambiamento e comprendiamo che la creazione ha una misura, può essere misurata in peso, numero, distanza, velocità, ma il nostro Dio meraviglioso che abbiamo è senza misura, non ha principio, non ha fine, non aumenta né diminuisce. Questo è il Dio che abbiamo a nostro favore, è un Dio immutabile. Per questo la scrittura dice in ebraico che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non si deteriora, non cambia, al mattino è lo stesso magnifico Dio come al pomeriggio, è lo stesso Dio magnifico nella sera, nella notte, Dio è immutabile e lo vedremo e vedremo la manifestazione della sua potenza. Quindi Dio è un Dio pieno di magnificenza, è un Dio infinito, è un Dio immutabile, un Dio onnisciente, sa tutto, non ha bisogno di imparare da nessuno, non devi dirgli quello che fai tu nascosto perché lui già lo sa, quello che tu fai, lui già lo sa, Dio sa tutto, ciò significa che non si, lui ascolta ogni cosa, lui vede ogni cosa nella nostra vita, ma anche Dio è un Dio onnipotente, egli ha ogni potere e ogni autorità, ha il dominio su tutte le cose. Lui è l'Altissimo, colui che manifesta il suo potere. Non c'è potere sulla faccia della terra né nelle gerarchie spirituali che possano superare quel potere e affrontarlo, né negare quel potere meraviglioso, meraviglioso che il Signore ha. Ora, lasciatemi mettere un fondamento biblico a tutto questo per iniziare, riguardo a ciò che Dio conosce e ci rivela nella sua parola, in modo che io ti possa far entrare in questa dimensione della rivelazione, della manifestazione dei sette poteri, o la manifestazione dei sette poteri di Dio. Mi colpisce il Salmo 91 che abbiamo letto in questa sera, è ben noto fin dal primo versetto e si capisce
che ci stanno dando lì spiegazioni. Il salmista dà spiegazioni di diversi livelli di conflitti che sperimentiamo quando siamo in questa carne. L'uomo, l'umanità è anche credente. Questi conflitti, secondo questi passaggi, rivelano le sfere variabili da cui l'uomo è attaccato dal nemico, ma possiamo anche vedere come Dio interviene e rompe con quelle sfere di oscurità con la sua potenza. Il versetto 1 dice: chi vive al riparo dell'Altissimo dimorerà all'ombra dell'Onnipotente. Dirò al Signore: mio castello, mia fortezza, mio Dio, in cui confiderò. Chi vive al riparo dell'Altissimo deve sapere che il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo sono i portatori di questi sette, la manifestazione di questi sette poteri dell'Altissimo. Il versetto 3 ci spiega le aree problematiche, dice: egli ti libererà. E questa è una sfera, dal laccio del cacciatore. Un'altra sfera è la pestilenza distruttiva, con le loro piume ti copriranno e sotto la loro ala sarai sicuro, scudo è la sua verità. Non temerai, dici, dallo spavento notturno, è un'altra sfera, nelle frecce che volano di giorno, nella peste che cammina nelle tenebre, nella distruzione, a mezzogiorno. Mille, dice, cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma non ti raggiungeranno. Senti, questo è grande, grandioso. Ci sono sfere spirituali di attacco. Il nemico viene per contrattaccare con le frecce di giorno, con la peste che cammina nelle tenebre, con il laccio del cacciatore, con la pestilenza distruttiva, ma il Signore ci dà una promessa grandiosa, che 1.000 cadranno al nostro fianco e 10.000 alla nostra destra, quando noi incontriamo e sappiamo il nostro Dio grande, potente, magnifico che abbiamo. Quando noi conosciamo il nostro grande Dio, niente di queste cose potranno venire alla nostra vita, perché quando siamo sotto la copertura dell'Onnipotente vedremo con gli occhi nostri come i nemici li metteremo sotto la pianta dei nostri piedi. E quindi, per capire questo, è necessario mettere un po' di più, una lente di ingrandimento sulla parola che normalmente comprendiamo, e utilizzare le definizioni chiare della potenza di Dio. Ci sono sette manifestazioni di questa potenza. La prima è Arcos o Arcai, la seconda è Exousia, la terza è Iscul, la quarta è Kratos, la quinta è Dunamis, la sesta è Energeia e la settima è Mega Leiotes. Ognuna di queste manifestazioni della potenza di Dio serve per qualcosa. Queste sono sette manifestazioni del potere, ognuno dei quali ha il compito di influenzare i troni dell'oscurità, le sfere dell'oscurità, per interrompere i progetti del nemico, per sradicare e distruggere le cose malvagie che sono sorte. Quando noi capiamo ognuna di queste parole, quando noi approfondiamo nella Bibbia e capiamo ognuna di queste parole, possiamo allora lottare contro il nemico e possiamo vincere. Ma lasciatemi andare un po' oltre. Parliamo del primo potere. Questo primo potere è il potere Arcai. Arcos, Arcai, è il potere dell'Onnipotente Dio e per definizione il potere divino che può creare i principi. Il primo potere è Arcai, il potere dell'Onnipotente che crea i principi. Cosa è Arcai? L'inizio di una nuova vita, di una nuova tappa, l'inizio di una nuova opportunità. Il potere, la manifestazione del potere Arcai, crea cose nuove. Il potere Arcai è il potere che dà inizio a tutte le cose nuove. Il potere di Dio, quando questo potere si manifesta, è perché Dio ti sta concedendo un inizio in quella che era la tua fine. Voglio ripetere un'altra volta questo, perché voglio che questo resti nel tuo cuore. Quando Dio ti sta concedendo questa manifestazione, la prima, il potere Arcai,
è un inizio di quello che era la tua fine. E quante persone non hanno bisogno di un cominciare, di una nuova opportunità? Quante persone chiedono a grande voce che una situazione nella sua vita venga cambiata, un nuovo inizio venga alla sua vita? Arcai è il potere che arriva per cambiare le situazioni. Questo è il potere di cui hai bisogno per iniziare una nuova vita. Quando guardiamo questa parola, arcos, arcais, in greco e in ebreo, rappresenta un grado nella gerarchia, ma al di là di questo concetto, nel mondo spirituale, arcos rappresenta il potere di creare un principio. Questo potere si può pronunciare in diversi modi: arcos, arcai, archer, che significa inizio, principato, principe, origine o causa, ma anche potenza. Quindi arcai, cari, è il potere che Dio usa per gli inizi, per colui che grida e dice: Signore, dammi un nuovo inizio, voglio ricominciare di nuovo, voglio una nuova fase nella mia vita, dammi un nuovo inizio. Arcai è il potere che si manifesta per un inizio. Quindi Arcai è il primo potere dell'Onnipotente, deve essere conosciuto. L'Onnipotente è la fonte dell'inizio e dalla genesi di tutte le cose. La potenza Arcai o Arge è quella con cui Dio comincia tutte le cose. E questo è veramente meraviglioso, poter descrivere l'Onnipotenza di Dio, e questa potenza in termini elettrici ci parla della potenza dell'inizio che accende qualcosa, accende una nuova storia nella tua vita, proprio qua come la potenza elettrica, come una scintilla che dura millesimi di secondi e avvia un grande motore. Questa è la potenza Arche, il potere di Dio che accende la tua vita. Guarda, non importa quanto sei debole, non importa quanto sei caduto, quel potere verrà a te e ti solleverà per iniziare una nuova fase nella tua vita. È la forza che viene sulla tua vita. Se non hai più voglia di pregare, non hai più voglia di profetizzare, non hai più voglia di cantare, non hai più gioia nel leggere la parola, se hai perso la fede, devi chiedere la manifestazione del potere Arche nella tua vita. Il potere Arcai è il potere che ti inietterà una nuova vita, ti riaccenderà con passione il cuore e comincerai a vivere una nuova tappa nella tua vita. È il potere che dà inizio, questo è il potere Arcai. Ma dove si manifesta questa potenza? Dove si manifesta? Si manifesta principalmente nelle tenebre, si manifesta principalmente dove c'è disordine. Lì è dove si manifesta questa potenza per ordinare, dove c'è caos, per ordinare il caos, dove c'è crisi, per ordinare nella crisi, lì si manifesta, dove c'è devastazione, lì si manifesta, dove c'è oscurità, lì si manifesta. Chi nella vita camminando su questa strada non ha forse subito un attacco o un impatto che gli ha devastato la vita, chi non ha sperimentato un fallimento nella vita, chi non ha sperimentato sconfitte e delusioni nella vita, quante persone fanno fatica a alzarsi e gridano: quando, Signore, sarà il momento? Questo è il momento in cui ti devi svegliare e chiedere la manifestazione del potere Arcai nella tua vita. Guarda, lascia che ti dia un passaggio della parola di Dio, della parola dove appare questo potere, Arche o Arcai. Quando noi leggiamo Giovanni capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 5, e se la regia lo può mettere per leggerlo, dice che nel principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era
nel principio presso Dio e tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Giovanni capitolo 1, versetto 1 al versetto 5, Arcai. È la prima manifestazione del potere di Dio e lì vediamo dove appare, dove c'è l'oscurità. All'inizio il Verbo era con Dio. Quando la parola ci parla dell'inizio dice nell'arcai, nell'arche, nell'inizio il Verbo era con Dio, il Verbo era con Dio, era Dio e la parola era Dio, dice un'altra versione. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, in Lui era la vita. E la vita è la luce degli uomini. Il potere arcai appare dove c'è oscurità. Perché? Perché quel potere ha una forza illimitata affinché nessuna oscurità possa resistergli. In altre parole, l'oscurità non può estinguere il potere di Dio che è viene con la luce. Le tenebre non possono mai ripagare quel potere, non possono mai soffocare quel potere, non possono mai prevalere contro quel potere. Ascolta bene, nel nome di Gesù oggi ogni spirito immondo, ogni demone e principato, potere delle tenebre, oggi è distrutto per la manifestazione del potere arcai. Non può essere contenuto questo potere nelle tenebre. Le tenebre devono uscire nel nome potente di Gesù. Perciò oggi devi iniziare una nuova vita. Il potere, la manifestazione del potere arcai dissipa oggi ogni tenebra nella tua vita. Il primo potere dell'Altissimo appare dove c'è l'oscurità. Giovanni capitolo 1, versetto 1 al versetto 5. Quante persone sanno che forse la loro malattia non è dovuta solo alla cattiva alimentazione, molte malattie sono legate anche agli spiriti, alle tenebre che ci sono nella vita delle persone. Ci sono molte persone che non hanno luce nel suo cuore, luce nella sua vita, è lì dove deve venire il potere arcai. Il potere del principio, alleluia, nel principio, nell'arcai, il Verbo era con Dio, la manifestazione del potere di Dio e in Lui era la vita e la vita la luce degli uomini. Questo potere dissipa ogni tenebre e viene come la luce che risplende nella nostra vita. Alleluia, gloria al Signore. Ci sono persone che sanno che gli attacchi alla famiglia sono dovuti al fatto che c'è qualcuno, qualcosa nel mondo spirituale che crea questi attacchi. In questi tipi di problemi sono dove il potere dell'arcai si deve manifestare. Alleluia. Lascia che ti dia un altro passaggio in questa sera della parola di Dio che parla di questo potere di arcai che è legato all'oscurità. Genesi capitolo 1 dice nel principio, se possiamo metterlo, lo chiedo alla regia, nel principio Dio creò i cieli e la terra, nell'arcai, nel principio. Perciò questo potere, questa manifestazione nel principio appare e la terra era senza ordine e vuota, dice la parola di Dio, e l'oscurità era sulla faccia dell'abisso e Dio disse che sia la luce e la luce ci fu. E se applichiamo, cari, Giovanni capitolo 1 verso 1 ci parla, verso 1 al 5 ci parla anche dell'oscurità. Se vediamo Genesi capitolo 1 dice che nel principio Dio creò i cieli e la terra era senza ordine, era un caos, era vuota, dice l'oscurità era sulla faccia dell'abismo ed è lì dove è stata presente la manifestazione arcai e l'oscurità non prevalesse contro la luce. Secondo questo passaggio, nel principio, nel Genesi, c'era oscurità, c'era caos, c'era la devastazione e in quel caos Dio manifestò il primo potere, il potere dell'inizio, per ordinare, per restaurare tutte le cose
Da qui in poi Arcai è colui che ordina tutte le cose, la manifestazione del potere di Dio. Arcai viene per dissipare l'oscurità contro i figli di Dio, per sradicare l'oscurità contro i figli di Dio, ma anche Arcai ha il potere di riordinare il disordinato. Nella Genesi la terra era disordinata, significa che c'era un caos, che era vuota, caotica, vuota, senza forma, deserto solitario, nel caos totale, caos generazionale, e lì in quel caos il Signore mise ordine. L'uomo che non conosce Cristo, cari, è nelle tenebre, nel caos, nel deserto, e ha bisogno del potere arcane, la manifestazione del potere di Dio per ordinare e per illuminare la sua vita. Sapete, cari, questa è la prima manifestazione del potere di Dio. Ogni persona che ha ricevuto questa manifestazione, la sua vita ha cominciato di nuovo, c'è stato un reset delle cose vecchie. Il Signore dice che adesso che siamo in Cristo, nuove creature siamo, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte sono nuove. Quando arriva la manifestazione del potere dell'Arcai, diviene tutto nuovo nella nostra vita. L'indemoniato gadareno, posseduto da quel demone, ha sperimentato, da quelle legioni ha sperimentato questo potere Arcai, quando Cristo è arrivato per cambiare la sua vita e dargli un nuovo inizio alla sua vita. Quella donna che nel capitolo 4 del libro di Giovanni va a prendere acqua al pozzo di Giacobbe, la samaritana, ha sperimentato questo potere arcai, il potere dell'inizio nella sua vita. Quando si incontrò con Gesù, la sua vita fu cambiata completamente e da lì cominciò una nuova vita in Gesù. Anche tu devi sperimentare oggi questa manifestazione del potere arcai nella tua vita per sperimentare un nuovo inizio. Se vuoi iniziare, inizia con Gesù. La meglio cosa che puoi fare è iniziare con Gesù nel tuo cuore, aprire il tuo cuore e ricevere a Gesù come unico e sufficiente salvatore della tua vita. Sai, Dio non vuole solo rompere l'oscurità, dissiparla, ma che noi siamo anche portatori del suo potere arcai, così come lo fu quella donna samaritana che predicò subito nel suo paese, andò a predicare a tutti, a dirgli che aveva trovato un profeta che gli aveva detto tutto, come questo indemoniato gadareno che cominciò a predicare a Cristo dopo di essere liberato. Perciò oggi dobbiamo dare grazie al Signore per aver conosciuto questa manifestazione nella nostra vita che ci ha dato un nuovo inizio, e con questa manifestazione potremo vincere ogni sfera spirituale che possa venire alla nostra vita e che possa venire a noi, e poter dire, come diceva il salmista nel Salmo 91, se stiamo sotto il riparo dell'Altissimo, dimoriamo all'ombra dell'Onnipotente, allora Lui sarà il mio rifugio, la mia fortezza, e Lui mi libererà del laccio del cacciatore, della peste distruttora, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, e la sua fedeltà ci sarà come scudo e corazza, e non temeremo ai terrori della notte. Quando sei in mezzo alle tenebre, il potere arcai viene con la sua luce, risplende. Perciò non temerai ai terrori della notte, nella freccia che vola di giorno, nella peste che vaga nelle tenebre, perché arcai, la manifestazione del potere di Dio, viene a ordinare e viene a darti luce nel tuo cuore. Questa è la prima delle manifestazioni della potenza di Dio. Sono sette le manifestazioni, e se Dio permette parleremo di ognuna di queste manifestazioni. Sapete, cari, voglio concludere con questo: se credi che con quel potere di Dio possa trasformare radicalmente la storia della tua vita, l'oscurità, e dissipare ogni tenebra nella tua vita, oggi apri il tuo cuore a Gesù. È un nuovo giorno
nascerà su di te. Voglio pregare per salvezza delle anime in questa sera. Voglio pregare affinché la luce di Cristo possa risplendere nel tuo cuore. Voglio pregare affinché il caos nel quale stai vivendo, il caos mentale, il caos della vita che stai vivendo, sia riordinato per la manifestazione del potere Arcai nella tua vita. Padre, nel nome potente di Gesù, in questa sera, Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Grazie, Signore, perché tu ci dai la conoscenza, Padre, del potere che viene a riordinare la nostra vita, del potere che viene a dare luce nella nostra vita. Grazie, Signore, perché la tua parola dice che 1.000 e 10.000 cadranno al nostro fianco, ma, Signore, non toccherà la nostra vita, le tenebre non toccheranno la nostra vita, Satana non potrà toccare la nostra vita. Grazie, Signore, perché tu oggi ci fai crescere e ci incoraggi nella parola. Grazie, Signore, perché tu oggi ci hai dato la manifestazione del tuo potere nella nostra vita. Perciò grazie, ti ringraziamo ed oggi apriamo il nostro cuore per riceverti come unico e sufficiente salvatore nella mia vita, nella nostra vita. Signore, oggi che il nostro nome sia scritto nel libro della vita. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci dai luce nella tua parola e ci permetti di conoscere che tu sei il Dio onnipotente, il Dio immutabile, il Dio onnisciente, tutto lo conosci, è il Dio di magnificenza. Grazie ti rendiamo, grazie di tutto e oggi riceviamo la manifestazione del tuo potere, Signore, nella nostra vita, nel nome potente di Gesù che è benedetto in eterno. Amen e amen. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Non so se siamo ancora in onda. Devo lasciarti che sono in diretta. Mi senti? Ah, okay. Sì, ti sento. Ho finito un po' prima. Non va so bene, se... ma comunque preghiamo per quelli che hanno delle necessità particolari, va bene? Amen. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questa sera, Signore, tu conosci ogni cuore, Signore, tu conosci ogni pensiero, conosci ogni vita, Signore, che è all'altro lato del cellulare, all'altro lato della TV. Ti ringraziamo questa sera per la tua parola. Sappiamo, Signore, che ci sono molte necessità, Signore, ci sono molte persone che hanno bisogno, soprattutto della salvezza della loro anima, ma anche, Signore, della guarigione. In questo momento, Signore, invochiamo il tuo nome e chiediamo nel nome potente di Gesù, perché non esiste un nome al di sopra di questo nome in cui possiamo ricevere, Signore, la guarigione. Padre, vedi quelle persone che stanno adesso, Signore, con lotte spirituali, Signore. Le tenebre, Signore, hanno ricoperto la sua casa, la sua vita, ma oggi, Signore, la manifestazione della potenza tua, del potere arcano, Signore, del potere dei principi, Signore, si manifesta nella vita delle persone. Padre, ogni stregoneria nel nome di Gesù si è ripresa adesso, Signore. Nel nome di Gesù spezziamo ogni catena, Signore, del nemico. Nel nome di Gesù oggi, Signore, dichiariamo che tu sei il Signore dei Signori, il Re dei Re, e che vivi per sempre nei cuori delle persone. Grazie, ti ringraziamo, Signore. Oggi, se qualcuno sta lottando contro il potere delle tenebre, contro il caos della sua vita, oggi la manifestazione del potere arcai viene nel nome potente di Gesù,
per ordinare ogni caos e per dissipare ogni tenebra, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Alleluia.